Le caserme dei pompieri hanno tutte un nome e un cognome. Si chiamano come un amico, un fratello, un figlio che non c'è più. Potresti essere tu. Quando entri là dentro, alle 8, ti cambi e lo sai che è solamente una questione di fortuna. Andrea Bindi, aretino, vigile del fuoco da oltre 10 anni, ci legge una delle sue poesie inserite nel suo primo libro, fresco di stampa e già esaurito. Inquieto vivere è la raccolta di quello che Andrea ha scritto e raccontato sui suoi social, da figlio, da padre, da compagno e da vigile del fuoco, con la passione per la letteratura e la scrittura. C'è un po' tutto, sì, c'è sicuramente Andrea Pompiere, tanto. E Andrea figlio moltissimo, perché ci sono molte storie dedicate a mio babbo, c'è tanto di lui, delle storie divertenti, anche delle storie meno divertenti, perché insomma la vita è un po' così, però c'è sempre comunque un messaggio di speranza alla fine di ognuna di queste storie, e la speranza per primo è quella di avere comunque sempre una valvola di sfogo per la sofferenza. La mia è questa, per altri può essere un'altra cosa, insomma. La sua è stata definita una forma di poesia paratattica, una metanarrativa che ha come oggetto la vita di tutti i giorni. Non ci sono molte sirene dentro, non c'è tanto fuoco, non ci sono esplosioni, c'è il lato umano di fare il pompiere, ok? Tutta quella roba lì. Chi cerca la retorica dell'eroe non ce la trova, assolutamente può non comprarlo. Ci si trova l'uomo che sta sotto la divisa. E ci si trova moltissimo anche l'uomo che, o la donna chiaramente intendo, insomma la persona che ha bisogno dei pompieri. Quindi c'è tanto di Arezzo nascosto che le persone non conoscono, tanto che sta dietro le persiane, dietro le finestre, l'abbandono, la gente che vive in casa da sola. Sicuramente il pompiere è un punto di vista estremamente privilegiato, è più facile fare il poeta se fai il pompiere, secondo me. Il libro ha una copertina dedicata a Marilyn Monroe, che gli è valsa la prima inaspettata telefonata. Poi l'altra inaspettata sorpresa, il libro è andato in ristampa appena 3 giorni dopo la sua uscita. Sono stato contattato tramite la casa editrice e anche contatto diretto ho avuto con il fan club internazionale di Marilyn Monroe, che qui in Italia si trova a Lecco, e li saluto perché è stata una delle telefonate più belle della mia vita. Il libro, che ha questa copertina magnifica di Sara Ledda, sarà esposto nella loro raccolta permanente, gli oggetti dedicati a Marilyn Monroe. Senti, l'introduzione invece è di Simona Viciani. L'introduzione di Simona Viciani, che è stata lo spartiacque nella decisione di uscire o non uscire con queste poesie da Facebook. E ci siamo conosciuti per la nostra passione per Bukowski, la mia è una passione, la sua è un'arte, perché Simona è la voce italiana di Bukowski. Adesso, oltre a essere il doppiatore di Bukowski, è la persona che ha dato la benedizione a Andrea per entrare nel mondo dei libri. E infine la dedica ad un collega scomparso recentemente. Sì, questo libro è dedicato a Dario, alla memoria di Dario, che per me è stato... Dario Perilli è stato un fratello, un collega, un amico, un punto di riferimento professionale e umano. Il libro è dedicato a lui e mi dispiace che non lo possa leggere, però forse magari l'ha letto prima.